Per quanto riguarda il Ministero per l'integrazione e per le politiche giovanili, noi abbiamo due articoli molto importanti e credo che sono anche due punti che bisognerebbe cercare di valorizzare con il nostro Ministero. Il primo è quello dell'articolo 7 che parla proprio della lotta contro la dispersione scolastica. Un contributo molto forte in molti centri che sono nati un po' in tutte le regioni, quindi con questo periodo di censimento e monitoraggio questi centri vanno rafforzati perché la lotta contro la dispersione scolastica vuol dire anche investire sul doposcuola anche con attività di intercultura, soprattutto in questi centri che devono essere coordinate con la scuola. L'altro punto è quello del permesso di soggiorno, le difficoltà, quindi rendere anche le nostre università competitive, ma anche cercare di venire incontro a molti studenti che per difficoltà burocratiche quindi non riuscivano ad accedere a un sistema di formazione, un sistema scolastico, quindi per corsi di studio o formazione. Non riuscivano a poter continuare gli studi, quindi la possibilità di avere un permesso di soggiorno che duri per tutta la durata del corso di formazione e non rinnovabile ogni anno. E credo che questo sia una grande novità perché rende competitivo il nostro sistema universitario, ma soprattutto pareggia l'Italia con tanti altri paesi dove per poter fare un corso di studio universitario si ha un permesso di soggiorno per tutta la durata dello studio. E quindi questo è un grande passo per l'Italia che ci fa entrare in quel sistema che ci rende operativi e competitivi di fronte anche al sistema internazionale.